Vi ricordate e vi ricorderete di Game for Values? Perché noi abbiamo fatto giudici di un concorso, che è stata una cosa molto carina. E oggi andremo a provare non un gioco a caso, non l'ennesimo gioco AAA, non l'ennesimo gioco che dovrebbe essere AAA ma non lo è. Oggi andremo a provare il vincitore. Lo giocherà ovviamente Francesco. Yeah. Uno a casa. Sì, è vero. possiamo fare backseating? Assolutamente sì. Ah, perfetto. Come ci sono? C'è qualcuno di nuovo? Qualcuno se lo ricorda il progetto che è partito un po' di mesi fa? Altri no, quindi direi che cos'è sto Game for Value? È un'iniziativa di Fondazione ANIA, che è un'associazione nazionale imprese assicuratrici, che ha coinvolto, e cito, oltre 300 studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Quindi di questi 300 che dovevano ideare un videogioco sono usciti 62 team partecipanti e ne ha vinto uno, il team Le Aquile. Il GOTY. Il GOTY. Letteralmente. No, infatti il gioco si chiama The Eagle Game. Esatto. Sì. E quindi noi oggi testeremo il gioco, appunto, The Eagle Game. Cito anche i ragazzi che hanno vinto, perché mi sembra il minimo. Sara Salandini, che è la team leader, Eleonora Amadori, Samantha Dule, Cecilia Gazziero, Marco Marin e Leonardo Narcisi, studenti del liceo scientifico Da Vinci. Pascoli. Tra l'altro con quote rosa strabordanti, se posso dire. È vero, è vero. Alla faccia di chi dice che poi le ragazze non giocano. Non solo giocano, forse non giocano perché li fanno i giochi, chi lo sa. Devo ricordare che non hanno registrato, cioè non hanno fatto i ragazzi questo, l'ha fatto un team di sviluppo, ok? Esatto, loro hanno proposto il gioco, è stata proprio la bozza e poi sono stati insieme al team di sviluppo Gamindo. Okay. Allora, vabbè, si nota che è sviluppato per essere praticamente sia browser che ovviamente per telefono, infatti ha l'impostazione classica verticale. Sì, vediamo dei personaggi che sembrano provenire da epoche diverse. Sì. Si speedrun assolutamente, vediamo il gioco. The Eagle Game affronta il tema delle assicurazioni, del rischio e della prevenzione in quattro epoche storiche diverse, dal Medioevo ai giorni nostri. Divertiti viaggiando nei diversi secoli in compagnia della simpatica Aquila e conoscendo quattro fantastici personaggi. Però è pucciosetto, molto pucciosetto. Sì. Guido da Perugia. Si parte con Guido da Perugia, ha 24 anni ed è un giovane mercante di Firenze con grandi aspirazioni, che sta tentando la fortuna. Il 1200 è un secolo duro, ma Guido è un uomo perseverante e temerario, pronto a rischiare tutto. Oh, quindi Guido vuol dire che fa l'assicurazione alla macchina, probabilmente. Guido è una Madonna, ma nel 1200 Madonna. Però, cioè, rock-like 1200. Tutorial, in questo gioco a tempo dovrai spostare il carro cercando di schivare gli oggetti. Se li colpisci sarai rallentato, ma attenzione, se colpisci i briganti il gioco termina subito. Potrai superare il livello solo se supererai il punteggio di 500. Ok. Fraus, è tutto in mano a te. Beh, non era tanto sbagliato. Non ho capito come ci si sposta. Non c'è un out. Non ho capito come ci si sposta. Su e giù. Credo solo su e giù. Hai preso i bandini. Con la tastiera. Ok, no, funziona con la tastiera, sì. Sì. No, perché questo gioco lo potete giocare anche voi, si può scaricare, poi metto. È browser direttamente. Browser game. Sì, non serve neanche scaricarlo. Quindi lo potete testare direttamente dai. Madonna. Io ho cambiato mano, sono stato da sinistra alla destra perché si inizia ad essere una questione di principio. Sai cosa mi ricordano le monete? Adesso le vedo velocissime, che passano velocissime. Bravissimo, Francesco, così? Così alla prima? First try! Madonna! Quelle monete lì mi ricordano le monete che avevo io per la mia tombola quando ero lì. Madonna! Che sulle case. Scusate. Curiosità. Ragazzi, questo gioco, sto leggendo la chat, questo gioco è stato fatto a tempo record sulla base di un'idea dei ragazzi che hanno vinto, ok?
Quindi dovete metterci anche questo. Sì, mettete il contesto, ragazzi. Oh, benvenuto nell'epoca del colonialismo, un'era di piena prosperità e nuove conoscenze. Attento ai pirati che popolano i mari di tutto il mondo. Assicura il tuo carico e controlla le rotte prima di salpare verso l'avventura. Prevenire è sempre meglio che curare. No, no, no. Ah, l'FPS è diventato. Attenzione. Sì. Allora, Point Blank è diventato. Sì, è diventato. Però è cambiato. Francesco, è cambiato. No, il tizio con la bandiera bianca, no. No, Francesco. Ah, scusa. Sì, lo sapevo. Detto, l'unica cosa che abbiamo capito era quella. Era entrato in modalità mass shooting. No. Bello, bello, dai. Beh, almeno cambia genere, capito? Point and shoot. No, uccidi! No, Francesco. Uccidi! Ma poi è vestito tutto di bianco. Cioè, no, in tutti i modi. Ne hai segati di più. Ma hai ucciso l'ubriatore. Un esperto di Tarkov, non possiamo farlo giocare a uno sparatutto che ci ammazza tutti quanti. Esatto. E questo è il motivo per il quale non gioco mai in squadra. No. No, ma il fatto è che non si colpiscono. Cioè, ho capito che ora devo spammare il tasto del mouse. Non. La musichetta è decontestualizzata. Se posso, la musichetta. Non l'ho sentito perché non la siamo da qua. Io ho messo su Twitch anche. Perché. Bravo. È un po' decontestuale. Bravo, però, Francesco, bravo, bravo. Vittoria. Hai vinto perché ne sono usciti di meno di innocenti, sennò perdevi pure questo. Esatto. Tutora, in questo livello dovrei piazzare 100 km di rotaie senza lasciare spazi vuoti. Okay. E non verrai io c'ho i Vietnam flashback di sta cosa. Il gioco di Francia. Assassin's City 2000. No, perché praticamente per il gioco cos'era? Di giochi brutti su Train Simulator, una Sim Train. Madonna, c'è il Vietnam flashback. Vediamo. Stai sbagliando, sono morti tutti. Ma non ho capito che sono morti tutti. Ma tu non cliccare subito per appare, lascia passare, vedi un attimo cosa succede. Ah, ragazzi, Francesco, ecco, vedi, devi allineare. Bravissimo. Attenzione, è un rhythm game. No. Devi avere 100 km, ne hai fatti 15. Ah, ma la musichetta è sempre la stessa. Ai 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 ai. Sì, no, io ci avrei messo. Ci voleva una musica a ritmo per Francesco. A ritmo della rivoluzione industriale. Esatto. Era bravo. Ma non erano 100 km. Ma non era 100 km. È finito a 30. No. Probabilmente sei stato così bravo che hanno deciso di chiudere la linea ferroviaria lì dove era. Tutorial: esegui le acrobazie nell'ordine indicato premendo i tasti corrispondenti. Madonna, è i giochi del NES, quelli dove era impossibile capire cosa fare. Wow. Per te, Francesco, Fra, vai. È un DDR. Ma è a tempo la musica o la musica è la stessa? No, non è a tempo, è. No, è sempre. Allora, non è a tempo dei tasti la musica? No. Credo sia il giochino di GTA in discoteca. Però c'è la musica di Fraus. No, ma accelera di velocità. Cioè, mo' accelerato, quindi non posso fare. Ok. Bravo. Beh, Fra. Perfect. No, perfect. Ma doveva andare più difficile. Lo volevo per lui. Sì, sì, anch'io io volevo che andasse come sì. Cascata. Il punteggio è 17.574. Hai così scoperto che ogni epoca storica presentava dei suoi rischi e i temi della prevenzione e delle assicurazioni sono sempre stati importanti per l'umanità. Condividi il gioco con un amico o riprova a giocare provando a migliorare il tuo punteggio. Io vabbè, proverei a migliorare il tuo punteggio. Voi dovete superare 17.574 il punteggio di Francia.